Sì, non abbiamo secondo me molte recriminazioni da fare, abbiamo giocato male, sottotono già nel primo tempo, addirittura dopo il gol del vantaggio anche peggio secondo me, e abbiamo secondo me regalato la vittoria a una squadra che ha fatto poco come noi, però che ha avuto più capacità di soffrire e meno problemi dei nostri, che siamo arrivati un po' alla fine con diversi giocatori molto in difficoltà da un punto di vista fisico. Non lo so, abbiamo preparato un altro tipo di gara e non c'è riuscita di farlo, sarà stato forse anche merito degli avversari, però credo che la circolazione della palla era troppo lenta, la squadra era troppo lenta nel ricercare gli spazi, gli inserimenti senza palla ce n'erano pochissimi, e quando si gioca in maniera così statica è naturale che non si creano pericolo, ma in più si corrono dei rischi perché perdendo palla banalmente o facendoci culo gli avversari concediamo loro anche qualche ripartenza. No, tutte, perché sono io a capo di questa squadra, mi do le colpe che ho, se questa squadra non funziona le colpe sono mie e mi va bene così. Sì, ho detto prima che ho parlato con un paio di ragazzi e noi quando facciamo i gol smettere di giocare sempre, non so perché, ma abbiamo fatto quello contro Crotone, abbiamo fatto questo contro Lanciano, Varesi, adesso purtroppo abbiamo perso 3 punti, potremmo fare 2-3 gol il primo tempo, ma anche il secondo tempo dobbiamo fare meglio. Contro una squadra così che avevano un po' di paura, hanno preso un po' di fiducia, ma il secondo tempo è stato un disastro. Sì, anche abbastanza arrabbiato perché qualche settimana che lotto contro questi fastidi muscolari che non sono sempre nello stesso punto, infatti ieri ho spinto l'allenamento, ho cercato di capire se la gamba rispondesse bene, ha risposto bene, però oggi dopo 35 minuti ho avuto ancora qualche problema. Non credo sia niente di grave, perché ne ho passate tante, quando è grave lo riconosco. Però è sempre fastidioso e, come si dice, dispiace abbandonare la squadra magari mettendo anche in difficoltà i compagni o dovendo sprecare un cambio dopo 35 minuti.